Buongiorno a tutti, carissimi. Sono il vostro dottor Vincenzo Squadrone, della Città della Salute e della Scienza di Torino, specialista in anestesia e rianimazione presso il Presidio delle Molinette. Come vedete, ho deciso, anche se non era prevista, di fare una terza parte sul leak capillare. Un po' perché mi è stata richiesta da alcuni, un po' perché pensandoci bene mancava qualcosetta alle prime due parti. E dato che volevo essere preciso, soprattutto su una parte particolarmente delicata e su cui possono nascere molti problemi, ho deciso di trattarla e così facciamo questa terza parte. Chiaramente volevo ringraziarvi appunto di seguirmi, come spero facciate. Spero anche che vi accorgiate che c'è questa terza parte che secondo me completa in maniera egregia tutto il discorso sul leak capillare e soprattutto viene incontro, diciamo, alla nostra, diciamo, al nostro motto di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, e spero che anche oggi di riuscire a dirvi qualcosa di interessante e magari di nuovo, soprattutto qualcosa che vi aiuti nella vostra pratica clinica quotidiana. Andiamo avanti. Nella prime due parti abbiamo trattato di edemi generalizzati, ma soprattutto di tipo infiammatorio, no? E cioè secondari soprattutto all'infiammazione sistemica, alla SIRS, e di conseguenza poi alle infezioni, sepsi, sepsi severa, shock settico e le complicazioni che purtroppo spesso si portano dietro queste infezioni severe, e cioè la disfunzione multiorganica e l'insufficienza multiorganica. In questa parte, come vi ho detto, per completare ci occuperemo di un edema un po' particolare rispetto a questo tipo di edema. Non tratteremo la parte dell'edema infiammatorio, perché quella è uguale qualunque parte del corpo colpisca, e quindi quando ne abbiamo parlato, sia che sia coinvolto, diciamo, il distretto addominale, che quello intratoracico, che quello intracerebrale, grosso modo le cose non cambiano molto e abbiamo già affrontato questi discorsi. In questa terza parte ci occuperemo di un leak capillare particolare, con conseguente edema, chiaramente, e c'è quello che colpisce il polmone, che è quest'organo che forse è il primo che manifesta e ci fa rivela i segni dell'edema incipiente o dell'edema conclamato. Per evitare dubbi, diamo una definizione dell'edema polmonare, perché anche lì molte volte c'è gente che differenzia, per esempio, l'edema interstiziale polmonare dall'edema alveolare polmonare. In realtà sono tutti e due compresi nell'edema polmonare, sia i liquidi che si accumulano soprattutto i liquidi che si accumulano nello spazio extravascolare. Lo spazio extravascolare intende sia l'interstizio sia gli alveoli. E le cause, come vedremo, possono essere molteplici, no? Vedete qua, si vede la freccia, ecco, si vede un edema che colpisce anche l'interstizio oltre agli alveoli. Qui abbiamo gli alveoli che hanno, diciamo, dei livelli di liquido. Classificazione degli edemi polmonari, no? C'è un edema polmonare tutto particolare che viene distinto dagli altri perché normalmente non ha un vero e proprio leak capillare patologico,
ma a un leak capillare dovuto, cioè non sono alterati, diciamo, i capillari, però a causa dell'aumento di pressione, diciamo, nelle cavità destre del cuore, i liquidi stravasano comunque nello spazio extravascolare, perché comunque ricordiamoci sempre che i capillari hanno di loro proprio dei piccoli fori, dei piccoli fori che si allargano quando c'è un danno, ma normalmente questi fori ci sono, perché comunque il liquido a livello diciamo capillare deve uscire e poi rientrare, cioè deve portare i nutrienti e l'ossigeno e poi rientrare con i prodotti della, diciamo, del metabolismo e del catabolismo nelle cellule. E ha tutta una sua dinamica particolare. E poi esistono invece gli edemi polmonari acuti, ce li devo avere, polmonari, ci sono gli edemi polmonari acuti non cardiogeni. Non cardiogeni che sono quell'infiammatorio che abbiamo già trattato, e anche quello settico, rimangono da trattare soprattutto quello tossico o farmacologico e il sovraccarico idrico. Andiamo avanti. Comunque l'edema polmonare cardiogeno, diciamo, è una patologia molto diffusa, vedete, solo negli Stati Uniti 1 milione tra le ammissioni ospedaliere sono dovute all'edema polmonare cardiogeno acuto. E la mortalità di questo tipo di edema normalmente è piuttosto alta, dal 10 al 20%, specialmente quando è associato all'infarto miocardico. Vediamo le principali caratteristiche, le ho riassunte velocemente. Tenete conto che avevo fatto già una lezione approfondita sull'edema cardiogeno. Qui è soltanto un piccolo riassunto in una sola diapositiva delle cose principali. Vedete come è la meccanica, la dinamica dell'edema cardiogeno. Questo è un cuore normale. Qui in questa freccia indica il ritorno venoso e qui la gittata conseguente del cuore. Sono uguali e quindi il cuore non ha problemi, cioè mobilizza tutto il precarico in poscarico. In caso di scompenso, cosa succede? Che il precarico rimane uguale, ma il cuore che ha subito o ha un danno cronico o un danno acuto, cosa succede? Non riesce più a pompare tutto il precarico. Quindi il precarico è molto superiore al poscarico. Cosa succede? Che il liquido che è sovrabbondante va a finire a livello polmonare. A livello polmonare aumenta notevolmente la pressione a livello dei capillari e si ha il cosiddetto leak con capillare normale, però con un capillare che è sottoposto a una tale pressione per cui i liquidi escono in grande quantità, anche se il capillare non ha grossi danni. Come si fa a rimettere a posto in genere l'edema cardiogeno? Uno degli, diciamo, dei, diciamo il, la terapia, diciamo, la terapia più seguita in questi casi e anche quella più rapida da agire è l'applicazione della pressione positiva. L'applicazione della pressione positiva cosa fa? Nient'altro, fa a vari effetti, tra cui, vedete, ridurre il precarico. Quindi, con la riduzione del precarico, cosa succede? Che il precarico a un certo punto diventa uguale al poscarico e quindi il cuore, anziché dilatarsi come in questo caso, che diciamo la prima cosa che riesce a fare è il cuore scompensato, perché in acuto può solo dilatarsi, non può diventare ipertrofico, il cuore riassume una dimensione normale, per cui la legge di Stirling di nuovo torna a di nuovo, diciamo, una legge che favorisce la contrarietà del cuore perché ne riduce la lunghezza delle fibre,
e con la diminuzione del percarico di conseguenza diventano di nuovo uguali, magari un po' meno di prima, anzi meno di prima, però non c'è più l'accumulo di edema a livello polmonare. In più c'è l'effetto positivo della pressione intratoracica, che vedete, questo è proprio un caso di edema cardiogeno, vedete come la pressione positiva applicata riduce e fa rientrare dentro il circolo intravascolare sia diciamo la parte interstiziale sia la parte alveolare del liquido fuoriuscito, e la situazione torna normale. Vedete anche il cuore, come qua, torna di dimensioni normali. In più cosa succede? Vedete, normalmente quando il cuore si contrae, diciamo la freccia che corrisponde alla forza di contrazione parte posizionata sul miocardio e va verso l'interno, perché il cuore tende a ridurre il suo volume, no? E però la freccia che rappresenta la pressione all'interno del torace in genere è negativa, perché nel torace normalmente c'è per buona parte del tempo una pressione negativa, e quindi va in senso contrario. Quando si instaura una pressione positiva, tutte e due le forze vanno nello stesso senso, quindi il cuore è come se venisse aiutato nella contrazione, quindi aumenta la cosiddetta, cioè si riduce la cosiddetta pressione transmurale, quindi aumenta la capacità del cuore di contrarsi, perché ha un'aggiunta di forza che è dovuta a quella della pressione positiva che si trova intorno al cuore. Vediamo come si comporta in questo studio di qualche anno fa, di una trentina di anni fa almeno, di Rasanen. Vedete come sia la frequenza cardiaca sia la pressione a livello diciamo pleurico, vedete qui la pressione pleurica, qui ci sono i vari livelli di PIP impostata, vedete qua c'è una frequenza alta e si arriva addirittura a meno 20 di pressione negativa, quindi peggiora tantissimo, perché il meno 20 poi va a sottrarsi alla forza di contrazione del cuore. Pian piano a 5 va a meno 15, a 10 va a meno 10, a 5 va a meno 5, praticamente una espressione lineare, cioè rispetto alla pressione applicata. Quindi si torna ai meno 5 normali della pressione, poi c'è il 15 di PIP che sono questi, e quindi abbiamo una pressione positiva di 15 che va ad aggiungersi, vedete qua, e una pressione negativa che è diventata molto ridotta. Quindi nel tempo in cui il paziente è in espirazione, cioè la maggior parte del tempo respiratorio, la pressione all'interno del torace è positiva, e quindi il cuore viene aiutato nella sua contrazione. Qua c'è chiaramente, si vede tranquillamente, una ecografia del polmone che fa vedere gli addensamenti polmonari da liquido, per la presenza di liquido. Qui c'è lo spazio pleurico, eccetera, eccetera, forse un po' di versamento, e poi vedete le zone in cui c'è l'imbibizione dovuta all'edema polmonare. Passiamo al tipi di alterazioni delle membrane alveolo-capillari che si possono avere, e cioè al proprio vero e proprio danno che provoca normalmente il leak capillare, e vediamo le altre cause che ci possono trovare, che non sono direttamente collegate né col cardiogeno né con l'infettivo infiammatorio. E cioè abbiamo l'inalazione di sostanze irritanti o tossiche, che possono essere, per esempio, penso ai gas che si usavano durante la guerra mondiale, no? Quindi il gas cloro, il gas il fosgene, cioè gas derivati dal acido cianidrico o dalle sostanze contenenti fosforo, no? O tossiche, quindi ci possono essere
Anche queste sostanze irritanti normalmente sono anche tossiche, ma per esempio tossico può essere l'inalazione di alcune sostanze tipo per esempio i composti che derivano dal petrolio o addirittura tossiche quelle che derivano dai prodotti spesso utilizzati in cucina o nella pulizia, che sono quelle sostanze che producono molta schiuma, eccetera, eccetera. Inalazioni di vapori che possono essere tossici, anche per esempio di vapori molto caldi, no? Possono produrre danno. E non sono sostanze irritanti. Quindi i vapori possono essere di nuovo i gas. Che contengono appunto sostanze che possono provocare il danno al velo capillare. Intossicazione sistemica, cioè ci sono alcuni veleni che tipo il paraquat o altri tipi di veleni che possono causare una lesione a livello delle membrane alveolo capillari. Quindi intossicazione sistemica, oppure effetto di sostanze endogene come l'istamina, nelle crisi anafilattiche e nell'allergia, questa la vedremo un po' più in particolare. Poi la polmonite da radiazioni a causa delle radioterapie o diciamo incidenti o sul lavoro. Pancreatite acuta emorragica, che non è detto che sia per forza infettiva o subito infiammatoria, ma produce sostanze che immesse in circolo possono essere paragonate a dei veleni, perché il veleno è una sostanza che produce un danno a livello delle cellule, no? Quindi anche le sostanze liberate dalla pancreatite acuta necrotica emorragica in circolo possono produrre danni a livello alveolo capillare ed edema conseguente, perché tutte queste cause poi si risolvono dopo il danno a livello alveolo capillare della fuoriuscita di liquido, no? Poi malattie autoimmuni, e ce ne sono talmente tante che è inutile ricordarle tutte. Ce ne sono alcune che colpiscono, tipo l'artrite reumatoide, che ha una componente anche polmonare, spesso e volentieri, e altri tipi di malattie. Quasi tutte le malattie autoimmuni possono anche avere una compromissione a livello alveolo capillare. Perché? Perché a livello alveolo capillare comunque c'è, diciamo, un sistema, di vasi e di alveoli che, facilitano, il danno. Perché, come, ben sapete, a livello polmonare, l'endotelio del vaso e la membrana che avvolge gli alveoli hanno in comune la membrana basale, proprio per ridurre lo spazio tra questi due compartimenti e facilitare gli scambi. Poi il contenuto acido dello stomaco, la polmonite ab ingestis, no? Oppure la coagulazione intravascolare disseminata, che può essere una delle cause, per esempio, collegate negli disturbi, diciamo, di coagulazione collegati magari con la massiva trasfusione di sangue, tipo la trali, no? E così via. Cosa succede nel danno? Perché la distamina in realtà non produce un vero e proprio danno. Ma io faccio sempre l'esempio del palloncino, no? Quando è sgonfio, io prendo l'ago, gli faccio il buco e cosa succede? Che quando poi vado a gonfiare il pallone, vedete, il buco diventa molto più grande di quello che ho fatto io con l'aghetto. Cioè, dilatando il pallone, il buco diventa più grande. Lo stesso succede ai piccoli fori che si hanno a livello endoteliale quando ho una violenta vasodilatazione indotta dall'istamina e dalla crisi allergica. Cosa succede? Che i buchini piccolissimi a livello endoteliale diventano dei buchi molto più grossi quando c'è la dilatazione e quindi i liquidi escono molto più facilmente. Infatti, tipico a livello cutaneo si vede molto bene questa cosa.
ma anche a livello purtroppo delle mucose, perché a volte addirittura si diciamo imbibiscono talmente tanto di liquido che possono andare ad ostruire zone pericolose tipo la trachea. Però a livello della cute comunque si vede, no? Questa zona arrossata proprio perché arriva più sangue a causa della vasodilatazione. E rilevata rispetto alla cute circostante, proprio perché c'è l'edema dovuto a questa cosa che vi dicevo, cioè alla fuoriuscita di liquido, perché la vasodilatazione imponente che l'istamina produce causa anche la fuoriuscita di una quantità notevole di edema. Poi c'è un edema da grande quantità di liquidi somministrati, no? Che può essere un riempimento inappropriato nel caso della cosiddetta resuscitazione, quando il nostro paziente va in shock settico, qualche tipo di shock, tranne quello cardiogeno, che anche qui abbiamo una ipovolemia, ma è relativa. Quindi bisogna stare molto attenti. Negli altri casi, però, bisogna comunque intervenire con un appropriato quantità di liquidi, nello shock ipovolemico, nello shock emodinamico, nello shock settico, eccetera, eccetera. Cioè bisogna somministrare liquidi e in certi casi anche sangue e eventualmente plasma, dopo un certo numero di sacche di sangue. Comunque sangue e liquidi, soprattutto, perché oltretutto noi non usiamo più il sangue, diciamo, intero, e quindi le sacche che noi diamo sono dei mazzi concentrati, quindi normalmente dico una sacca di 300-350 ml in genere contiene non più di 50 ml di liquido. Però un'altra cosa, un'altra diciamo situazione in cui invece si somministrano tantissimi liquidi e si è costretti spesso a somministrarli è la chemioterapia, perché i farmaci chemioterapici hanno un'alta letalità, sono praticamente dei veleni cellulari e quindi devono essere diluiti in maniera congrua. E molti di questi devono essere diluiti molto. E quindi se la terapia ha una durata diciamo di un giorno o anche di poche ore, in quelle poche ore può essere che somministriamo o siamo costretti a somministrare una grande quantità di liquidi. Questa grande quantità di liquidi, come inappropriato riempimento, possono a un certo punto, entrando in circolo, essere in maniera, in quantità così rilevante da, cominciare a fuoriuscire. Chiaramente, non c'è un vero e proprio danno. Nella chemioterapia sì, c'è anche un danno associato e quindi diciamo che l'edema è molto più importante. Ma nel filling, nel riempimento normale, c'è il danno dovuto alla malattia. E quindi anche lì c'è facilità alla fuoriuscita di liquido. Quindi bisogna stare molto attenti e monitorizzare alcune cose particolari per accorgerci quando siamo andati troppo oltre. Uno dei segni più importanti è che comunque se il danno è normalmente diffuso, quindi non è soltanto a livello polmonare, ma è diffuso, ci può aiutare molto l'aumento della YAP, cioè della pressione che è più facile da monitorizzare. Se il paziente invece, casomai, è già ventilato, eccetera, eccetera, potrebbe anche modificarsi in maniera molto minore rispetto alla YAP anche la pressione intratoracica. Comunque, il segno più evidente normalmente è l'aumento, e quello c'è sempre, di pressione intraaddominale, perché cosa succede? I visceri diventano edematosi e quindi nello spazio intestinale che a una certa compliance, oltre quella non riesce ad andare, purtroppo a un certo punto ci si accorgerà che la YAP per un po' rimane stabile e poi a un certo punto comincia ad aumentare. Quando comincia ad aumentare vuol dire che stiamo riempiendo troppo il paziente. E contemporaneamente al riempimento,
assisteremo ad aumento dei lattati. Perché? Perché il riempimento importante, cioè l'edema importante a livello delle anse, aumenta la pressione intra-addominale, diminuisce la perfusione addominale, e quindi se diminuisce molto, nelle fasi diciamo più avanzate dell'edema a livello addominale, cominciano a salire anche i lattati, e quando salgono i lattati vuol dire che la situazione è veramente grave. Quindi meglio non aspettare la salita dei lattati, ma monitorizzare la pressione intraaddominale, che è uno dei parametri più sicuri e che aumenta in maniera diciamo clinica, visibile, più rapidamente la pressione intratoracica. Ok? Non metto qui il problema sugli scambi, perché può esserci o non può esserci. Io normalmente quando faccio una grande quantità, sono costretto a fare una grande quantità di liquidi, che so che possono darmi dei problemi, metto il casco, la CPAP in casco, in modo preventivo, cioè prima di cominciare il riempimento, proprio per proteggere il famoso polmone, ok? Perché se io metto una pressione intrapolmonare di un certo tipo che dagli alveoli si propaga a tutto il parenchima polmonare, è molto difficile che i liquidi riescano ad entrare nello spazio estravascolare, ok? Perché incontrano una pressione che li ostacola, ok? E anche in caso di shock cardiogeno comunque la CPAP ha il suo effetto sul ritorno venoso, e quindi comunque anche in quel caso, se devo per caso fare un riempimento, la CPAP mi protegge, ok? Chiaramente uso la CPAP col casco preventiva solo se il paziente non è già ventilato, se no a quel punto ha già la sua pressione positiva e la regolerò in base alla situazione. Comunque vi consiglio sempre, quando siete in situazione di dover fare moltissimi liquidi, pensate al reverse, no? Il reverse addirittura a volte si arriva a fare 7-8 litri nelle prime 6 ore di liquidi, i famosi 30 ml per chilo ora. E quindi la CPAP, secondo me, io ho visto, diciamo dal punto di vista clinico, è un ottimo mezzo per prevenire l'edema polmonare, che potrebbe essere conseguente all'edema. Vedremo l'edema diffondersi un po' dappertutto, ma il polmone resterà protetto, soprattutto se usiamo PIP adeguate, cioè dico PIP di almeno 10 cm d'acqua. A questo punto, per riuscire a il liquido a uscire dal intravascolare ed andare all'extravascolare, dove c'è questa pressione, deve superare la pressione che ho imposto col casco. E non è facile. Quindi diciamo che è una protezione che io consiglio sempre di utilizzare. Andiamo avanti. Poi c'è l'edema polmonare ad alta quota. Se ne sente parlare molto, non è frequentissimo, perché la gente che va in alta quota non è tantissima. Purtroppo la causa di questo edema, chiaramente qui mette sopra i 2400 perché c'è qualche caso, ma diciamo che i più frequenti sono su diciamo altezze molto superiori. Comunque questo edema polmonare d'alta quota, che non è solo un edema polmonare ad alta quota, ma può essere anche un edema cerebrale ad alta quota, molte volte, si associano le due cose spesso. Non se ne conosce però la causa. Si è studiata per moltissimo tempo, a Torino era un centro di studio importante per la medicina di montagna ad alta quota, però le cause non si è riusciti a trovarle con precisione. Probabilmente potrebbe essere dovuto a un aumento della pressione a livello causato dalla costrizione dei capillari polmonari. Quindi probabilmente più si sale di quota, più scende la quantità di ossigeno che si ha a livello polmonare, può darsi che si inneschi un meccanismo simile a quello che si instaura quando ci sono delle zone ipossiche.
le zone ipossiche normalmente, per non alterare troppo il rapporto ventilazione-perfusione, cosa succede? Tendono a vasocostringersi. Una vasocostrizione generalizzata per ipossia generalizzata può in alcune persone soggette provocare questo edema polmonare ad alta quota, che può essere anche mortale. Andiamo a vedere come la pressione polmonare positiva, comunque nell'edema polmonare di ogni tipo, va sempre bene, sia cardiogeno che non cardiogeno. Quindi la cura principale dell'edema polmonare, e vabbè, chiaramente ci si rivolge alla causa e si cerca di eliminare la causa, ma spesso la causa non è eliminabile, diciamo, rapidamente, come nell'edema cardiogeno, per esempio, in cui la CPAP è anche una terapia curativa, e ci vuole più tempo per eliminarlo. E a questo punto si deve appunto applicare la pressione positiva, che può essere una CPAP o anche una ventilazione, se per caso la CO2 tende ad aumentare. Qui vediamo le curve, no? Questa è una curva normale in cui vedete che il flesso inferiore, cioè la capacità funzionale residua, si trova al di qua dello zero. E la parte che noi vediamo è rettilinea, fino a volumi molto elevati. L'alveolo è ben gonfio, perché la pressione applicata a livello delle vie aeree è uguale in questa zona a quella applicata sulle pareti dell'alveolo dall'eventuale edema polmonare. Quando l'edema polmonare, vedete come qua, qui l'edema polmonare più o meno si bilancia con la pressione che ho applicato, ma qui la pressione dell'edema polmonare è molto più alta di quella applicata, e quindi l'alveolo tende a richiudersi. Qui che la pressione è addirittura molto molto più elevata, addirittura vedete l'alveolo tende a chiudersi o a riempirsi di acqua. E quindi la pressione applicata non è sufficiente. E vedremo comparire la tipica curva patologica in cui il flesso inferiore non è più al di qua dello zero, ma si trova a un certo livello di pressione positiva, e quello è il livello che noi dovremmo tentare di raggiungere, cioè la PIP, la best PIP, cercare di raggiungere con la nostra PIP esterna, no? E in questo caso, oltre a tutte le altre cose, perché ricordatevi sempre che lo scambio non è soltanto a questo livello, perché se io qui ne applico troppo e iperdistendo, in qualunque queste situazioni io vado a iperdistendere qualcosa, comunque gli scambi non miglioreranno, ricordatevelo sempre. Quindi devo applicare la pressione corretta. Comunque su questa curva, se riesco ad ottenerla, ed è particolarmente difficile, se non impossibile normalmente col casco o con la ventilazione non invasiva, devo ricordarmela per cercare di capire, in base alla PIP che applico, alla CPAP che ho, alla pressione positiva che applico, media intratoracica, devo cercare di capire cosa sta succedendo a livello alveolare, magari provando ad andare in su, e se andando più in su peggioro, magari tornare più in giù, tornare più indietro, e così via, cioè cercare di ottimizzare la pressione. Ottimizzare la pressione è già un passo importante, però bisogna ottimizzare anche e soprattutto la perfusione, ricordiamocelo. Quindi non è soltanto un'ottimizzazione diciamo volume alveolare e della superficie di scambio alveolare, ma devo anche ottimizzare la perfusione a livello alveolare. E può darsi che l'ottimizzazione della pressione a livello alveolare mi porti a non poter aprire completamente in maniera normale tutti gli alveoli. Alcuni alveoli potrebbero restare chiusi, però applicare pressioni superiori andrebbero a inficiarmi, come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, potrebbero andarmi ad inficiare la perfusione.
Quindi stiamo sempre molto attenti quando applichiamo una pressione positiva che l'effetto sia veramente quello che vogliamo noi. E diamo sempre uno sguardo, a parte le due parti precedenti, come ho detto in tantissime altre lezioni, guardiamo qua e guardiamo sempre alla perfusione, perché poi alla fin fine quello che ci interessa è quello, anche negli scambi polmonari, perché avere un polmone che sembra scambiare meglio, ma in realtà è perfuso peggio, mi espone a un danno d'organo importante. E il danno d'organo a livello polmonare viene riparato con la fibrosi, ricordatevelo. E una volta che si è instaurata la fibrosi, il processo diventa cronico ed evolutivo. Ok? E quindi può portarci anche in tempi non troppo brevi, se non troppo lunghi o non molto lunghi, all'insufficienza completa d'organo. E se è il polmone che ha l'insufficienza completa d'organo, la sua sostituzione è soltanto il trapianto, purtroppo. Andiamo avanti, eccoci di nuovo all'ennesima fine. Questo l'ho già detto alla fine della seconda parte. Vi ripeto che già questa terza parte è stata, diciamo, dovuta a un ritorno minimo, peraltro, di commenti sulle prime due parti, in cui qualcuno ha espresso il desiderio di affrontare la parte del polmone in maniera anche un po' separata dalle altre, anche perché ci sono delle situazioni che negli altri organi non ci sono, per quanto riguarda l'edema e il leak capillare. Per contattarmi c'è sempre la solita mail visquadronecittadellasalute.to.it, non virgola, punto. Potete contattarmi anche se volete organizzare un seminario, una lezione su qualche argomento via web. Io organizzo, diciamo, la cosa, vi mando il link per partecipare e decidiamo, concordiamo orari e argomenti. Quando il Covid lo permetterà, si potrà invece fare le lezioni, diciamo, dirette, in presenza. E sarà diverso anche lì, ci si mette d'accordo su orari e argomenti. Quella web, comunque, pur non essendo, diciamo, in presenza, c'è un contatto più diretto perché comunque posso ricevere le vostre domande e rispondere, subito, insomma. Un'altra cosa, se volete essere aggiornati sulle uscite, perché ho molte cose preparate in questo periodo, che pian piano sto mettendo in rete, iscrivetevi così venite avvisati che è uscita una nuova lezione. Primo. Secondo, questa è una cosa un po' mio personale, come vi ho detto, queste lezioni costano molta fatica a prepararle. L'altro giorno per preparare solo tre diapositive, vabbè, erano tre diapositive belle corpose, però ho impiegato tutta la mattina. Quindi già la preparazione della lezione è non corta, anche perché poi devo informarmi e aggiornarmi sull'argomento. In genere io mi aggiorno fino a che PubMed ha pubblicato articoli, cioè fino all'ultimo articolo pubblicato sull'argomento, primo. E quindi già richiede un notevole lavoro, poi devo fare le diapositive e poi quando ho tutto pronto, la cosa non è finita, perché per ogni ora di lezione che io devo fare su YouTube, per ogni ora di lezione che devo fare su YouTube, qua ci sono sempre disturbi, per ogni ora che devo fare su YouTube, impiego 4 ore per caricare il video, tra una cosa e l'altra, tra programmi, trasferimenti, eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe sapere appunto che tutto questo
lavoro viene fatto per qualcuno che vi segue, no? Quindi fatevi vivi. Se ci siete, come battete un colpo. Comunque vi ringrazio ad ogni modo e cosa devo dirvi? Buona vita clinica, buona vita normale e cerchiamo, come dico sempre io, che nonostante stia per andare in pensione, la mia, diciamo, sete di sapere ed imparare cose nuove non si è per nulla estinta, anzi, probabilmente quasi certamente continuerò anche dopo a fare, a parte le lezioni, eccetera, eccetera, continuerò a aggiornarmi e tentare seguire la medicina, perché la medicina è stata una scelta, diciamo, di vita e lo rimarrà per tutta la mia vita. Arrivederci a tutti e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie ancora.